Due organizzazioni parallele, ma comunque che collaboravano tra di loro attraverso contatti diretti. La prima diretta da una compagine di albanesi che si occupava principalmente dello smercio di cocaina e hashish, e poi la seconda invece di origine nordafricana che si occupava invece di eroina e marijuana. La particolarità che è emersa durante l'indagine è quella della estrema pericolosità sociale del gruppo, in quanto aveva anche la capacità di fornire all'occorrenza armi da fuoco e banconote false. Una particolarità che è emersa durante l'indagine è anche quella del fenomeno del baratto, ovvero l'acquisto di stupefacenti di un tipo per approvvigionarsi di altro stupefacente, del tipo marijuana in quella circostanza. Il sodalizio albanese si avvaleva anche di un gruppo di italiani locali, i quali avevano il compito di fare da cavallo, quindi sostanzialmente di occuparsi della distribuzione a dettaglio e dell'approvvigionamento del canale attraverso la città di Milano. Un'inchiesta che è stata portata avanti anche con metodi tradizionali, lunghi appostamenti, riprese video, foto. Avete documentato centinaia di episodi, no? Sì, 2000 sono state le cessioni monitorate e documentate dagli uomini del gruppo operativo che ogni giorno erano in strada all'ombra dei cittadini e sostanzialmente ogni giorno hanno speso ore e ore di appostamenti e osservazioni proprio al fine di mappare, di trovare tutti i collegamenti necessari ai fini probatori di questo sodalizio che, come ripeto, sicuramente ha mostrato la sua